Ciao a tutti, sono sempre Nicola di zonahobby.com e ho cambiato idea. Non vi propongo solo novità e anticipazioni, ma anche delle recensioni un po' particolari. Infatti qui con me ho il GX59R, che qualche giorno fa stavo assemblando per metterlo in vetrina ed ho avuto l'idea di questa recensione, ovvero confrontarlo assieme a voi, assieme al suo predecessore della Poppy, il Daltanius Deluxe del 1979. Entrambi, in periodi diversi, sono stati più che apprezzati, sono super accessoriati e trasformabili. Infatti nelle rispettive scatole abbiamo Antares, Beralios e Gamper che si uniscono tra loro e formano il Daltanius. Qui in mezzo manca un passaggio, che è questo, il GX59 del 2011, che sarebbe la prima release di questo modello del 2020. Quindi noi in realtà andiamo a confrontare un giocattolo del 1979 con un modello del 2011, in quanto questi due sono strutturalmente identici. GX59R, dove R sta per restyling, sarebbe un modo commerciale per riproporre sul mercato un modello uscito anni prima con una rivisitazione dal punto di vista cromatico e con qualche accessorio in più o comunque modificato. In questo caso il restyling a me è piaciuto parecchio perché è un vero e proprio tributo alla versione vintage, sia per quanto riguarda il modello che per quanto riguarda la scatola. Guardiamo qui adesso la scatola del GX59. Questa è la scatola del GX59R, che come vedete è molto simile alla scatola del vintage del 1979, di cui vediamo anche l'interno. Praticamente un sogno per i bambini giapponesi, ma non solo, perché anche noi abbiamo avuto la scatola italiana che adesso vediamo. Eccola qua, molto simile a quella giapponese. E poi sempre negli anni 80 è uscita anche una scatola americana nella linea Godiking con una grafica completamente ridisegnata. Bene, passiamo ora al confronto di un giocattolo per bambini del 1979 con un modello per collezionisti del 2011. Ovviamente non è una sfida per eleggere quale dei due è il migliore, perché non avrebbe senso, ma è interessante vedere l'evoluzione tecnologica che c'è stata, in particolare sulle varie fasi della trasformazione, che adesso per rinfrescarci la memoria andiamo a rivedere. Vediamo subito l'Antares. Evidentemente il GX è più proporzionato e dettagliato ed entrambi hanno il delfino spaziale che si aggancia alla testa. Nel vintage abbiamo questo pezzo unico e monocromatico che si aggancia in questo modo, cosa molto giocattolosa per i bambini del tempo, mentre per noi collezionisti esigenti abbiamo questo gioiellino colorato nei minimi dettagli, con addirittura la cabina in vetrino trasparente
ed è trasformabile, come nel cartone animato. Eccolo qua. E ovviamente agganciabile alla testa. Per quanto riguarda la posabilità, il vintage è molto statico, quindi muove le ginocchia e le braccia avanti e indietro. Come potete vedere, le braccia hanno questi scatti che gli permettono di mantenere la posizione anche con un'arma agganciata al pugno. Il GX invece ha diversi punti di snodo, quindi può ruotare la testa, alzare le spalle, piegare i gomiti, ruotare le braccia. Vedete? Ha diversi punti di rotazione sulle gambe, le ginocchia, e può ruotare i piedi, quindi è possibile metterlo in pose abbastanza dinamiche. Passiamo velocemente alle armi. Il vintage è stato omaggiato di spada e scudo, che in realtà nel cartone animato non ha, e poi anche di questo accessorio che simula il pugno lacerante. Eccolo qua. La mia dotazione finisce qui perché il mio Daltanius non è completo, ma grazie alla tecnologia a disposizione posso farvi vedere che aveva anche le due spade e due di questi accessori gialli da agganciare lateralmente alle gambe per renderlo esteticamente migliore. Nel GX abbiamo le due spade che grazie a questo pezzettino possono essere unite in questo modo per formare il boomerang spaziale. Eccolo qua. E grazie alle mani apribili può essere impugnato. Per quanto riguarda il pugno lacerante, gli spuntoni dovrebbero uscire da ogni sporgenza dell'avambraccio e per noi collezionisti esigenti e anche molto pazienti, Bondai ci ha fornito di ogni singolo spuntone che andremo ad attaccare al posto della sporgenza in questo modo. Ed eccolo qui, bellissimo. 5 secondi di video e poi passiamo al beratto. Passiamo al Beranius. Dal punto di vista estetico non sono state fatte grosse evoluzioni, anzi devo dire perché per quanto mi riguarda il vintage è più bello, infatti è più longilineo ed ha delle forme più armoniose, mentre il GX è più tozzo ed ha queste sporgenze, questa coda spezzata e questo vuoto nella parte posteriore che non lo rendono un granché bello da vedere. C'è però da dire una cosa, che qui dentro sono racchiuse delle funzionalità e particolarità molto interessanti. Vi faccio vedere una cosa. Il Daltanius ha queste, chiamiamole mutande, che nel cartone animato durante la trasformazione compaiono dal nulla. Sul vintage hanno risolto il problema semplicemente colorandole sulla pancia del leone, quindi una volta trasformato in Daltanius abbiamo le mutande già pronte. Dopo 30 anni noi vogliamo avere un modello 100% trasformabile, senza pezzi attacca e stacca e senza le mutande colorate sulla pancia del leone. E Bandai ovviamente ci ha accontentati, infatti le mutande non sono colorate sulla pancia del leone, ma sono racchiuse al suo interno che dopo andremo a trasformare. Per quanto riguarda la posabilità, il vintage ha la possibilità di ruotare gli arti in un solo asse di rotazione, quindi in questo modo. Da notare i giunti a scatto o come in questo caso a molla, che ne permettono una maggiore stabilità soprattutto in quelli posteriori che dovranno sostenere il peso del Daltanius. Sul GX le cose sono un po' più complicate, in quanto abbiamo un giunto a sfera che permette, oltre che la rotazione, anche di poter allargare le zampe. Ovviamente possiamo piegarle e ruotare anche gli artigli.
Sulla parte posteriore invece, al posto di un giunto a sfera, abbiamo un giunto multiplo che simula la stessa funzione di un giunto a sfera ma molto più rigido, quindi possiamo ruotare, allargare e ruotare in questo senso. Anche in questo caso è fatto in questo modo perché dovrà sostenere il peso del Daltanius. Per quanto riguarda le armi, il Vintage aveva delle armi inventate solo per il giocattolo, che sono queste, che vi faccio vedere dal libretto delle istruzioni, queste qua. E poi, come tutti i Vintage, poteva sparare qualcosa, quindi aveva i missili che potevano essere sparati dalla bocca e poi con una semplice rotazione aveva l'arma segreta, questa. Il cannone che esce dalla schiena. Un qualcosa di molto semplice, ma che ha dato una giocabilità incredibile per i bambini del tempo. Guardate. Immaginate quante volte è stato trasformato per sparare il missile a sorpresa. Il GX invece ha solamente il cannone, come deve essere, che è molto dettagliato e molto più simile al cartone animato, che va inserito nell'apposito foro sulla schiena. 5 secondi di video e passiamo al Gunper. Ed ecco il Gunper. Esteticamente è sicuramente più evoluto il GX dal punto di vista delle proporzioni e dei dettagli, ma il Vintage resta comunque un bellissimo giocattolo anni 80 con la sua scritta Gunper, che non dovrebbe avere, e le rotelline per farlo correre. Aveva la cabina di pilotaggio che rientrava durante la trasformazione e poi usciva a scatto in questo modo. Il GX invece non ha l'uscita a scatto, però ha le cabine di pilotaggio, come potete vedere, ricostruite nel loro interno. Anche le ali rientravano in questo modo e poi uscivano a scatto, mentre nel GX l'operazione è manuale, però si può notare come nel GX le ali sono più larghe. Come hanno fatto a farle più larghe, nonostante che quando si chiudano debbano rientrare in questo spazio ristretto? Le hanno divise in due parti, quindi vediamo le due parti che, una volta chiuse, quando vengono aperte escono assieme, poi una si ferma e l'altra poi continua ad uscire. In questo modo riusciamo ad avere le ali, vedete, più larghe. Dettagli che contano. Per quanto riguarda le armi, il Vintage aveva i classici missiletti sparabili a molla e poi aveva dei braccetti a scomparsa, in questo modo, a cui venivano agganciati dei pezzi supplementari che simulavano, vedete, le pinze oppure una specie di lancia laser inventato. Anche sul GX ovviamente ci sono i braccetti a scomparsa, che escono in questo modo, però al loro interno abbiamo le pinze, quindi molto più fedele al cartone animato. Eccole qua. Inoltre sul GX abbiamo anche queste lame da agganciare a queste estremità. Ok, soliti 5 secondi di video e poi, con l'aiuto di Kento, inizieremo l'impresa della trasformazione. Devi far altro che pronunciare la formula aggancio totale! Io non capisco cosa significa. Resto, principe Kento! Non si agiti, dottorello. Dirò la formula. Ok, prima di iniziare con la trasformazione, devo farvi notare un mio errore, ovvero che il Vintage può allargare le gambe. Quindi,
posizionato con le gambe un po' più larghe, come potete vedere ne acquista un po' per quanto riguarda l'estetica, e questo insegna a mai sottovalutare un vintage. E col vintage iniziamo. Prima di tutto dobbiamo aprire il petto in questo modo. Questo è possibile grazie a questo perno ad L con due punti di rotazione che ci permettono di allargare il petto e poi mantenerlo sullo stesso asse. Dopo dobbiamo piegare il bacino, chiudere i piedi e ripiegare le gambe su loro stesse in questo modo. A questo punto possiamo piegarle all'interno del petto. Ecco fatta la prima trasformazione, semplice ed efficace. E passiamo al GX. Qui le cose sono un po' più complicate, quindi è meglio tenere sotto mano il libretto delle istruzioni. Quindi per prima cosa dobbiamo rimuovere i pannelli dietro le gambe, sono puramente estetici per coprire questi spazi vuoti. Poi dobbiamo allargare il petto, il principio è lo stesso, quindi abbiamo un perno con due punti di rotazione. Dobbiamo alzare la croce, dobbiamo poi chiudere questi gancetti, vedete, che servono per tenere chiuso il petto. Poi possiamo piegare il bacino in questo modo e chiudere le gambe su loro stesse. In questo caso noi abbiamo questa rientranza che deve coincidere esattamente con questo perno. Questo perché le gambe hanno i giunti e che quindi bisogna in qualche modo bloccare. Uno e uno, due. Ora possiamo richiudere le gambe al petto, in questo modo, abbassiamo la croce e chiudiamo il petto. Ecco qua. Ed infine chiudiamo i piedi e abbassiamo l'avambraccio. Ecco qua, anche questo è fatto, un po' più complicato, però ci siamo riusciti. Passiamo al Beraglios Vintage. Questa è la trasformazione più semplice, quindi deve allungare le zampe in questo modo. Queste si girano all'indietro in questo modo. Ed infine piegare la testa in avanti. E visto che ha questo lanciamissili all'interno, dobbiamo per forza portarlo all'infuori. E qui siamo pronti per l'aggancio. E arriva il Beraglios GX, che come detto prima nasconde al suo interno le famose mutande del Daltan. Per prima cosa dobbiamo allungare le zampe posteriori in questo modo, rimuovere questi pezzi che poi andremo a reinserire in un'altra sede, alziamo le zampe anteriori in questo modo, apriamo questo sportellino, alziamo un po' leggermente la testa e ruotando questo pezzo salta fuori questo elemento. Richiudiamo lo sportellino, qui abbiamo capito di cosa si tratta. Poi ruotiamo la testa ancora un po' in avanti, ok, e grazie a questi perni, come vedete, addirittura a tripla punto di rotazione, andiamo a ruotare la testa verso il basso in questo modo. Eccolo qua.
Poi abbiamo questa sede che è antiestetica, ma adesso capiamo a cosa serve, dove inserire questo perno della mutanda. Quindi sappiamo esattamente dove posizionarlo. Ci sono anche due perni che vedete leggermente qui e anche all'interno qui, che servono per incastrare la testa del leone. Eccola qua. Fatto questa parte un po' complicata, dobbiamo ruotare questo pezzo. Poi adesso capiamo perché c'erano queste parti antiestetiche di cui parlavo prima. Ruotiamo le zampe all'indietro in questo modo. Una, due. E poi le chiudiamo su se stesse in questo modo. Ecco fatto. A questo punto passiamo all'altra parte della mutanda, che è questa. Quindi ruotiamo questo pezzo. Capiamo anche perché la coda era così, diciamo, spezzata, perché possiamo richiuderla e rimetterla in questa sede e tramite questi ganci fissare il tutto. Ed ecco il Beralios pronto per l'assemblaggio. E passiamo al Gamper Vintage. Dobbiamo quindi richiudere questi due accessori, far rientrare le cabine di pilotaggio, richiudere le ali, sganciare le due gambe, ne consideriamo poi una sola, pieghiamo i piedi, ok, e poi, come nella trasformazione che si vede nel cartone animato, facciamo uscire i pugni da qui dietro. Eccolo qua. Poi si richiude lo sportellino e siamo pronti alla trasformazione. Sul Gamper GX facciamo più o meno le stesse manovre, quindi chiudiamo questi accessori, facciamo rientrare le cabine in questo modo, chiudiamo le ali, sganciamo le due gambe. Come vedete non c'è un pezzo aggiuntivo che le tiene unite, ma ci sono degli appositi gancetti. Ruotiamo il piede e qui il Daltanius è stato molto criticato per questo spazio, però è l'unico modo per permettere poi di poter ruotare il piede in questo modo. Estraiamo poi il pugno dal retro, in questo caso c'è uno sportellino per una questione estetica, quindi lo apriamo questo pannello e poi premendo questo tasto lo facciamo uscire. Eccolo qua. Richiudiamo lo sportellino e siamo pronti per la trasformazione. In realtà il Daltanius non dovrebbe avere queste alette e infatti si possono rimuovere per la trasformazione, ma siccome nel vintage sono presenti, per rispetto le lascio. Aggancio totale! Cominciamo l'agganciamento del vintage partendo dal Beralios, che è la parte centrale. Quindi agganciamo le gambe in questo modo. Come vedete le gambe si incastrano tramite questo gancio e si appoggiano su questa sede in questo modo. Poi abbiamo l'Antares che va ad inserirsi qui dentro ed incastrarsi tramite questo gancetto. Ecco fatto. E qui abbiamo la prima parte del Daltanius Vintage assemblata.
Bisogna inserire poi i pugni in questo modo. Eccoli qua. E dettaglio finale, abbiamo un delfino spaziale fatto in questo modo da sostituire a quello del Antares. Quindi è un po' più grande e con la forma che ha esattamente il Daltanius. Passiamo al GX partendo sempre dal Beralios, a cui agganciamo le gambe in questo modo. Eccolo qua. E poi inseriamo l'Antares. Vediamo se riesco a farvelo vedere in questo modo. E poi abbiamo questa specie di zainetto che serve per fissarlo. Eccolo qua. Anche sul GX andiamo ad agganciare i pugni in questo modo e notiamo come il polso diventa il punto di rotazione del gomito del Daltanius. Vedete? Agganciamo anche l'altro pugno. Eccolo qui. Poi una chicca che riguarda il delfino spaziale è che è ulteriormente trasformabile e quindi può aprire queste alette e farle diventare come quelle del Daltanius e non più come quelle del Gamper. Eccolo qua. Esteticamente c'è qualcosa che non va e infatti Bandai ci ha dato delle spalline un po' più grandi da inserire in questo modo. Ok, e una testa sostitutiva più grande. Eccola qua. Ha un po' barato, però diciamo che il risultato è eccezionale. In conclusione, cosa dire? Il GX è bellissimo, è proporzionato, posabile, dettagliato, però è stato realizzato per i collezionisti ed i collezionisti devono sempre e comunque criticare qualcosa. Quindi io critico questo foro con questa svasatura che rovina l'estetica del Beralios e del Daltanius e che serve solo per agganciare il cannone al Beralios. Ora, non voglio dire chi se ne frega del cannone, però potevano fare un aggancio magnetico, un pannellino apribile o quantomeno un tappino per coprirlo. Ed io potevo scegliere una posizione un po' meno scomoda per parlare. Il vintage, con le sue sproporzioni, con la sua scarsa agilità e le sue imprecisioni, è praticamente perfetto. È stato il sogno di quando eravamo bambini, un sogno che solo a pochi si è realizzato e di certo non a me. Per me il Daltanius trasformabile in scatola grande era un qualcosa di così irraggiungibile che non l'ho nemmeno chiesto a Babbo Natale. E con questa ultima nota direi che abbiamo finito. Bene, spero che questa recensione vi sia piaciuta e siccome mi diverto anche con un po' di video editing, vi saluto alla Thanos. Niente, non funziona, quindi vi saluto normalmente.